Calcoliamo il seguente integrale curvilineo di seconda specie, integrale curvilineo esteso a gamma di aperta la tonda, x più y chiusa la tonda in dy, essendo gamma il quarto di circonferenza nel primo quadrante di centro 0,0 e raggio radice quadrata di 2 percorsa in verso orario. Allora, stiamo parlando in pratica di... Occhio a non fare, però a non fare confusione. Parliamo di questo quarto di circonferenza di 100,0 e ovviamente raggio radice 2. Quindi questo è il punto di coordinate radice quadrata di 2, 0 e questo è il punto di coordinate 0, radice di 2. La percorrenza è il verso orario, quindi stiamo parlando di questo verso qua. Detto che però il percorso non è un percorso chiuso, quindi non dobbiamo considerare anche questa retta orizzontale che poi non è altro che l'asse delle ascisse e la retta verticale che poi non è altro che l'asse delle ordinate, ma solamente ci dice il testo, ci dice il testo il quarto di circonferenza, quindi gamma è solamente questo. Quindi dobbiamo semplicemente parametrizzare gamma, che vuol dire scrivere l'equazione parametrica di una circonferenza di raggio radice di 2 e centro 0,0, che è x uguale radice di 2 cos t, y uguale radice di 2 sin t, con t compreso fra pi greco mezzi e 0, verso orario. Il dy poi, in questo caso, la derivata di y rispetto al parametro t è radice di 2 che è costante, derivata di sin t che è cos t, e moltiplicando m2m per dt otteniamo che dy è radice quadrata di 2 coseno di t dt. Questo quindi diventa facilmente l'integrale fra... Allora, possiamo cancellare il... Quindi attenzione che, ripeto, la curva è questa, e basta. Quindi, occhio a non commettere l'errore che è quello di considerare anche l'asse delle ascisse come curva parametrica e anche l'asse delle ordinate. Integrale sicuramente fra pi greco mezzi e 0, magari lo scriviamo qua, va? Integrale fra pi greco mezzi e 0 di, al posto di x ci metto radice di 2 cos t più radice di 2 al posto di y ci metto radice di 2 sin t, tutto in dy che appunto è radice di 2 coseno di t dt. Beh, è un integrale facilissimo, due integrali facilissimi per la verità, perché adesso moltiplicando otteniamo radice di 2 cos t per radice di 2 cos t è un integrale fra pi greco mezzi e 0 di 2 coseno al quadrato di t dt più 2 radice di 2 cos t per radice di 2 sin t è un 2 sin t cos t, quindi più integrale, possiamo metterci comodi e farlo con calma visto che è cortissimo, integrale fra pi greco mezzi e 0 di 2 sin t cos t. Entrambi sono immediati, per chi non si ricordasse l'integrale del cos quadro potrebbe scrivere cos quadro come un mezzo coseno di 2t più 1 per la formula di duplicazione del coseno, se non se la ricorda, altrimenti avremo un 2 che moltiplica la primitiva di cos quadro t e un mezzo che moltiplica t più sin t cos t. Ecco, ovviamente in questo caso abbiamo che qua abbiamo un dt, visto che la derivata di sin t è proprio cos t, qui abbiamo un 2 che moltiplica un mezzo seno di t al quadrato, tutto quanto lo comprendiamo fra pi greco mezzi, attenzione, è 0. Applichiamo una volta sola il teorema fondamentale del calcolo integrale e abbiamo già terminato. Cioè abbiamo che 2 mezzi è 1, 2 mezzi è 1, 0 è 0, coseno di 0 è 1, ma seno di 0 è 0, 1 per 0 è 0, 0 più 0 è 0, la prima parte non c'è qua. Seno di 0 è 0, 0 al quadrato 0, niente. Meno coseno di pi greco mezzi però è 0, 0 per pi greco mezzi che è 1, 0 per 1 è 0, abbiamo un solamente meno
pi greco mezzi, qui abbiamo un seno di pi greco mezzi che è 1 al quadrato 1, ma col meno c'è un meno 1. In definitiva, il risultato di questo facile integrale curvilineo di prima specie è meno pi greco mezzi più 1.